Ciao a tutti! Ciao, ciao, aspetta che Oggi sistemo qua questa webcam. invertito Siamo gli ingressi. emozionatissimi oggi, siamo emozionatissimi. Stiamo combinando di tutti i colori. Intanto un saluto a Leonardo. Sì, ciao Leo, benvenuto. Ciao, buonasera Leonardo. Benvenuto Ciao Pietro, Pietro. sì. E Ciao benvenuto Giacomo. Giacomo. Allora, Sì. oggi abbiamo una grande occasione, quella di avere in diretta, già venuto per parlare del suo percorso artistico, ma questa volta si sta prestando addirittura a mostrarci i segreti del suo mestiere. Per cui, quello che chiedo a voi che ci seguite, se volete fare delle domande, noi faremo vedere dei video. Che accompagneranno il percorso lavorativo di Enrique, e Enrique parlerà con voi e spiegherà un po' come sono le sue tecniche, cosa utilizzano. Quindi, se volete fare delle domande specifiche, bloccatele, fatele, e lui sarà qui disponibile per rispondervi. E intanto lo presentiamo. Vai Rosa, presentalo. Sì, ecco a voi, i bambini. Enrique Breccia, benvenuto. Ciao Ciao. Enrique, benvenuto. Grazie di Ciao, essere con noi. Enrique. Bene, io ho Esatto. visto già dei video Allora, di. Io ho visto i video che vi mostreremo e già ho delle domande. Quindi, se Fabiano dai, recupera spara. qua, no, dobbiamo, io voglio vedere se fa vedere qualche video, eccolo là. E Lo sto perché preparando, eh. sì. Allora, intanto cosa faremo in questi incontri? Faremo vedere dei video di Enrique mentre sta lavorando, e lui ci spiegherà un po', il suo percorso di lavoro. Voi naturalmente potete intervenire, noi possiamo anche bloccare il video, mandare il video successivo, domande da qualsiasi punto di vista, anche di cose che ha realizzato. Quindi io Sì. farei iniziare su fare un il primo video, Sì. ok? Come Enrique tu ti approcci al foglio bianco. Quindi ragazzi, prendete appunti, matita, tutto quello che serve. Eccolo. Com'è guardarsi Enrique, guardarsi disegnare? Quindi, come vedete, usa la Non è riga piacevole, per non è tagliare. piacevole. Cosa, Mi piace Enrique? di beh, guardare i disegnare gli altri. Mi Ah, piace perché tanto. guardare gli altri disegnare, guardare te stesso invece no, non si è abituato. E poi sa di già Ah, visto. no, mi annoia. Ah, come dicevamo anche l'altro incontro, tu non fai una bozza. Tu inizi No. subito col disegno, cioè noi quello che stiamo vedendo è il tuo primo, cioè, è come se tu il disegno l'avessi già in Come se testa. vedi. Sì. Non usi la matita canonica, quella mi incuriosiva. Tu, è una cos'è? Una sanguigna? Che matita è questa? Una matita di colori, credo che un Faber-Castell, non so, una matita di colore. Però non si cancella, se, cioè tu non Perché? sbagli, non cancelli. No, poco, pochissimo. In queste disegni non ho cancellato nulla. Questa matita a colore, dopo come va dipinto all'acquarello, Sì. si fonde, non so come si dice, con il bordo, no? La linea si fonde con il colore dell'acquarello, quindi fa un effetto molto bello. Sì. Come Ma sono ecco. matite acquarellabili. Sì, queste qua sì, sono le carandash. Ecco, carandaggio. Cavolo, con la matita, a me vengono i brividi. Cioè, e se sbagli, fai una cosa che non ti convince, No, come quello che mi fai? sorprende è che non fai neanche una struttura di bozza. Cioè,
Cioè tu non accenni neanche una base strutturale di quello che stai disegnando. No. O sale bene o lo butto e gli faccio un altro, però no. Sai se questa malattia che hai è contagiosa? Io la voglio. No, è impressionante la sicurezza che hai nel sapere cosa stai andando a disegnare. E tra l'altro non stai usando in questo caso delle immagini di reference per il costume, per le immagini come delle reference? No, lo tengo nella testa, tengo un archivio nella mia testa. C'è una domanda di Giacomo. Sì. Partire già dal disegno senza preparare le forme degli oggetti o delle cose da disegnare è un'abilità con cui si nasce oppure l'hai acquisita nel tempo? Non lo so, io l'ho sempre avuto, quindi non lo so. Cioè non è che tu inizia prima, più giovane, da ragazzino, abbozzavi il disegno, hai sempre disegnato in questo modo? Cioè tu inizi da una parte e continui? Sempre. E poi tra l'altro senza sbordare, nel senso sai già che si incastra perfettamente in quel quadro di disegno. Sì. Poi c'è un commento che arriva da altri post che dicono degno figlio di cotanto padre. Vabbè, là è così il DNA. Quando si respira l'arte. Però. Vabbè, che poi neanche è vero, perché a casa mia, ad esempio, mio nipote. Non ho respirato nulla come mai l'ho visto disegnare a mio padre. Vero che ce l'avevi. Respirato. Vero, hai ragione, che ce l'avevi pure raccontato. No, un'altra cosa, allora questo è il video, il primo video che finisce così. Un'altra cosa invece, proprio di questa, tu quante tecniche hai sperimentato nei fumetti? Perché tu mi avevi detto nell'altro incontro che parecchie di quelle tecniche che conoscono tanti perché conoscevano anche tuo padre, ma le hai realizzate tu, cioè le hai sperimentate tu quelle tecniche. Certi collage, certi... Sì. Tu ce le farei anche vedere magari tu qualche segreto durante gli incontri. Come no? Questo è importante perché tu non ti sei mai fermato. Quindi noi adesso qui abbiamo visto la prima matita e scopriamo che parti da zero, non hai bisogno di una struttura e addirittura anche in testa, in questo caso un costume, no? Un costume storico, che è una cosa che sicuramente hai acquisito guardando. Dimmi. È così. Questo no, che era il personaggio è Fernando de Magallanes, il primo uomo a circumvallare il mondo, no? La terra. E questa, cioè, questa capacità di riuscire a ricostruire anche i costumi, le scene, no? Anche storiche, perché tu comunque hai lavorato e lavori anche su fumetti che sono ambientati in epoche diverse. Ce l'hai perché è una tua passione oppure fai una ricerca anche dal punto di vista del... Perché come in questo caso... Faccio una ricerca, però è una passione, soprattutto di quella epoca, no? Del 1500, del Medioevo al 1500, 1700, no? Del secolo... del secolo XI fino al secolo XVIII, più o meno. Quello è quello che più mi piace fare, sì. Quindi ormai hai dentro la testa una specie di file del periodo storico, se ti dicono sì, devi fare quel periodo lì in automatico. Ce l'hai l'archivio. Tutti dentro la testa. L'archivio mentale. No, prima di far partire un altro video, invece ti chiedo un'altra cosa, ma quando tu accetti dei lavori o te li propongono, fai delle scelte in base anche ai tuoi gusti oppure tu sei tranquillo a disegnare qualsiasi cosa, qualsiasi periodo storico, qualsiasi genere? Io sono professionista, non posso fare una scelta di quel genere, accetto tutto quello che mi danno, però sono cose che mi piacciono e sono cose che no. Comunque metto la stessa responsabilità
in quella che mi piacciono e in quella che non mi piacciono. Esatto, questo volevo dire, cioè nel momento che non ti piace, come l'affronti il lavoro? Cioè nello stesso modo, ma cerchi di fartelo piacere. Cerchi di fartelo piacere. Certe volte penso forse si affronta ancora con ancora più serietà, ancora più dedizione rispetto a quello che piace, perché c'è una sfida da portare avanti, no? Fare comunque un lavoro fatto al massimo, nonostante non sia proprio... Sì. Ecco qua. Però sempre, naturalmente, è più bello fare qualcosa che piace, no? Mm-hmm. Incredibile. Cioè, questa cosa che tu hai il disegno in testa, l'ho visto anche qualche altro disegnatore, no? Però tu non arrivi anche a non far la struttura, è una cosa strana. A livello compositivo, tu avessi tutto già chiaro. Cioè, nella fase progettuale ce l'hai dentro. Sì. Incredibile. Sì. Cioè, questa è tu lavori così che non le vignette, cioè ti fai la squadratura e parti col disegno. Questa è un'illustrazione, no? Però sì. Con le vignette del fumetto è lo stesso, esattamente. Cioè, senza fare nessun tipo di layout prima. No, nessun tipo. Scusa, te lo richiedo, perché è una cosa strana per me. Nel senso, è un tale controllo di quello che è il pensiero, no? Il passaggio dal pensiero, solitamente dal pensiero al foglio di carta, richiede per tanti richiede un layout, comunque una doppia fase. Per te così non è. Cioè, lo vedo anche qua come stai disegnando, no? Non stai assolutamente avendo una base sotto. Cioè, prendi e parti. No. Sì. Curiosità, quando ci metti a fare... È più emozionante, no? Non so dirtelo, perché non sapendo, non lavorando così, non saprei dire se è più emozionante. Nel senso che non usando la gomma, parti da una certezza proprio di cosa verrà fuori. Tu forse lo dai per una cosa naturale, però penso che tanti di quelli che ci stanno guardando adesso è difficile immaginare una cosa simile. Cioè, non è da poco. Cioè, tu questa barca ce l'hai in testa? No. Sì, è una fortuna avere... Che ne so, non so come chiamarlo, non lo so. Non è neanche memoria visiva questa è, perché no, comunque sono i dettagli, cioè una cosa è in parte memoria visiva, però poi c'è un'interpretazione molto forte che fai, quindi c'è un lato creativo abbastanza importante, no? Tu questa cosa qua ce l'hai in testa, quando la butti giù, ciao Giampiero, quando la butti giù diventa disegno, cioè veramente un'immediatezza che non è... non si vede spesso, cioè, è incredibile questa cosa. Ma quello che mi fa impressione, a prescindere dalla proprio tutti i dettagli che va poi a mettere, per quanto riguarda una barca di un certo periodo storico che è strutturata tutta in un certo modo, è tosto, mm-hmm. È tosto. Anche perché io sono una persona che sta continuamente invece a guardare, proprio perché... Dice Raul, non so. Qui dice Mastantuono, anche lui ha detto recentemente che non fa bozze nel layout, parte direttamente sulla tavola. Fa così anche Milazzo. Forse sarà veramente. Ma quello che adesso io faccio vedere un disegno, no? Quindi il video, facciamo un attimo di pausa, tanto ce ne sono un po' da far vedere. Ma vorrei far vedere tipo un disegno come questo, no? Che abbiamo visto tempo fa. Anche in questi casi, tu quando fai un disegno così particolareggiato, vai senza studio, cioè tu parti a realizzi, per esempio. Sì. Sì.
Ecco, sì, la differenza... Partita e dopo il giocolo. Magnifico. Ecco, la differenza che invece, secondo me, c'è con Mastantuono, come diceva, è Milazzo. Cioè, è proprio il tipo di tecnica. Cioè, il tipo di tecnica di Mastantuono e Milazzo, secondo me... È più gestuale. È più gestuale. Quindi anche qualche segno, nel senso, fuori posto magari c'è, no? Però funziona, perché è dinamico, per tanti motivi. In questo caso tu hai un tipo di segno molto controllato, questo che a me sorprende. Cioè, anche quando abbiamo visto prima, disegnando senza gomma, tu non hai tanti segni per abbozzare. Cioè, anche se uno va direttamente sul layout e poi ci inchiostra sopra, pure devi rifare. O anche, per esempio, Milazzo, che comunque anche lui è un talento, no? Però va su una sintesi. Tu invece hai una pienezza di segni. Cioè, proprio una definizione alta, ma da quello che uno vede qui in questo disegno sembra quasi talmente articolato che c'è un lavoro di studio prima. Questo che a me mi sorprende parecchio. Il lavoro del studio prima sta dentro della mia testa, capito? Sì. Quindi anche inquadratura. No, anche... anche sì, pose, sì, inquadrature. Quindi scusa, quando fai un libro per esempio per la Francia, sai che di solito fanno all'interno degli studi dei personaggi, le tue sono illustrazioni fondamentalmente, non ci sono studi, tu li fai perché ti dicono di farli. Bueno, quando il libro che sto facendo per la Francia, sì, l'editore mi ha chiesto che le mande come immaginavo io il personaggio, sì, quindi ho dovuto farle 3-4 disegni per che lo approve, no? Sì. Tutto qui, il resto no. Però lo fai per la richiesta dell'editore, non lo fai perché tu hai bisogno di crearti il personaggio così e poi farlo recitare. No, cioè, fosse per te andresti direttamente a disegnarlo sulla tavola e farlo. Posso chiederti una cosa sulla pelle dell'animale? Allora lasciamo. Lo fai, sì, sì, sì. Mm. Con che tecnica l'hai fatto? Cos'è? Matita? China? Guarda come nel dettaglio. Con il mascarador che parlavamo l'altra volta. Ah, la maschera. Con la maschera, con questo. Ma poi la graffi la maschera. Aspetta. E poi dopo... Sì, ma cosa fai? La graffi e poi dopo gli metti il colore? Questo è in bianco e nero, sì, a colore si fa lo stesso con la maschera. È veramente... Cioè, tu praticamente fai prima la maschera... Ah, perché io te la copio sta tecnica. E che mi piace un casino. Scusami, cioè, Fabiano. Praticamente tu fai la maschera prima, poi metti sopra la china acquarellata... E poi va, sì, cioè, nel senso, quando levi, quando sgommi via quella la gomma, insomma, questa sorta di maschera, rimane questo. È quello che è impressionante, cioè anche come passi... Dopo metto pennello. Dopo metti? Prima le matita, dopo la maschera, dopo la china acquarellata, in questo caso... Dopo cancello la maschera e metto pennello molto fino. E quindi definisci le cose che serve mettere a posto. Sì, esattamente. Un'altra domanda che è tipo quella di Giacomo. Buonasera maestro, ciao ragazzi, ma il non usare struttura lo applica da sempre dopo molta esperienza? Da sempre, lo diciamo. No, perché mi aveva risposto prima un'altra stessa domanda. Sì, da sempre. Perché questa tecnica, ti posso chiedere una cosa invece? Anche lui, scusami, il personaggio questo qua, me lo puoi ingrandire, Fabiano, l'uomo con tante mani, quello sì, con tante mani, volevo vedere la struttura, i segni del corpo, dell'abito. Questa è tutta china, a matita, cioè è tutta è pennino. Con il pennello, sì. Quello sì, tutto fine. Cioè qui non c'è nessuna parte con la maschera. Questo è tutto fine.
Quello della maschera a me impressiona perché è una tecnica, sembra semplice, però è abbastanza complessa. Sì. Quello che ti volevo chiedere è che questa tecnica tu la usi da quanto tempo? Da parecchio? Perché l'ho vista anche su lavori. Sì, sì. Ho conosciuto, ho trovato la maschera questa per caso in Argentina, tantissimi tempo fa, e la cominciai a usare, sì, parecchio tempo, sì. Infatti Monica chiede, è possibile spiegare meglio l'uso della maschera? Allora, tanto io provo a ridirla io. Vai Enrique. Scusa, io credo che meglio farla, vederla, no? Vedere come la faccio, perché sì. Spiegarla non riesco a spiegarla per cattivo italiano. Comunque se la farai vedere. Sì, sì, sì. Quindi Monica te la farà vedere. Comunque, per riassumere più o meno come funziona, utilizza questa maschera che è liquida, però significa avere, e io la posso anche far vedere meglio, cioè significa avere, è come disegnare, però pensando al negativo. Cioè lui deve pensare che tutto quello che sta passando in realtà non è nero, ma è bianco, giusto? Diventerà bianco. E quindi certi effetti poi va a risistemarli, però devi avere un controllo e una capacità tale da sapere che come verrà fuori, cioè, il disegno, perché ci sono certe trame, ci sono delle trame che sono pazzesche. Comunque, detto questo, facciamo vedere un altro video, sempre delle matite. No, è bellissimo perché quando si vede da lontano c'è un effetto su questo disegno. Quando si va poi nel dettaglio si vede tutta la lavorazione che c'è, proprio cambia, c'è un altro punto di vista proprio della tramatura, della tessitura, della... Vediamo di allora... Poi dice, è tempo di non poter seguire da qui in poi, perlomeno non dal vivo. Ah, si mette a non ti preoccupare, Massimo. Allora, poi ci sono le vedi le registrazioni. Andiamo al video 3. Ti salutano Orazio Scotti. Ti segue da sempre, è di Mar del Plata, ma vivo da 20 anni in Italia. Un abbraccio. Sì. Benvenuto, Orazio. Un abbraccio forte, Orazio. Un abbraccio forte. Eccoti qua a disegnare e farci invidiare tutti questa tua capacità. Sì. No, è molto è bello il controllo, perché vuol dire che già è chiuso nella testa il disegno, cioè... No, poi io adoro del tuo lavoro, hai una personalità incredibile, cioè tutto quello che disegni poi tu lo plasmi a quello che è la tua immaginazione, che è incredibile, cioè non è credibile e realistico pur non essendo un realismo fotografico, cioè comunque plasmi il mondo a tua immaginazione, è fantastica questa cosa. Cioè, guarda qua. No, mi piace a me l'utilizzo della matita marrone. E poi una cosa, ma... Che mi ricorda lo spolvero che si fa per l'affresco. Cartoncino preparato per l'affresco. Orazio dice, nell'86 facevo lezione con tuo padre nella casa di Edo. Bene. No, mi chiedo una cosa che ti chiedo così, e quando disegni, cosa stai, cioè a parte sapere il disegno, ma cosa pensi? Cioè ti accompagni con una musica oppure sei talmente concentrato su quello che stai facendo? Cioè come vanno i tuoi pensieri? No, ascolto musica quando disegno, no, penso in qualsiasi cosa, generalmente non penso a nulla. È istinto. Tengo la testa vuota. Ma tu guarda, la barchetta. È istintivo. Bellissima questa cosa qua. Cioè, quindi neanche musica, cioè stai nel silenzio più totale. Sei come in chiesa praticamente.
È pazzesco. Ma per esempio disegnando anche la le barca, linee dritte, anche le linee dritte. No, ma disegnando questo veliero, no? Hai delle conoscenze per disegnarlo oppure tu vai per dare l'impressione che sia un veliero? Oppure sai che più o meno ci sono certe corde che vanno messe? Tengo conoscenza, sì. Come sono fatto, questa è una nave, no? La nave del secolo XV. Prima della caravella, no? E prima del galeone. Sì. Però tutto quindi, quello lo tengo in testa, perché mi piace, perché sono un appassionato di queste cose. Cioè, sicuramente tu, in una vita anteriore sono un marinaio di Colombo, di Cristoforo Colombo, che ne so. O un cavallerizzo, visto come disegna i cavalli, cioè, sicuramente probabilmente il periodo doveva essere quello. Ci arrivano le domande, Gian Piero che fa una domanda, Rosa. Sì, una curiosità, se sei in una fiera, circondato dalla gente, riesci a disegnare nel rumore e nella confusione? Sì. Sì, riesco a disegnare in qualsiasi situazione. Io avevo nel mio studio, sempre stava circondato dei miei figli, erano piccoli, facevano un rumore impressionante, stavano sempre girando intorno a me con il suo amico e amica, e quindi sono abituato a lavorare in mezzo al casino. Ma ti riesci a isolare, a concentrare nonostante tutto, oppure... Sì, riesco a isolarmi. Ma quante ore lavori al giorno? Come? Quante ore lavori al giorno? Tutto lo che riesco a fare con fino a che mi stanca la vista, no? Gli occhi, tutto lo che posso, dipende. La maggior quantità possibile delle ore. Però ti piace parecchio, eh? Sì. Certo che se fosse stato... sì, sicuro. Certo che se avessi avuto i cavalli anche dove stai, probabilmente avresti diviso fra disegno e cavallo. Ah, sì. Quello sì. È vero. Olek, andiamo a vedere come procede questa... Cioè, incredibile. No, è veramente pazzesco. Cioè, immagino disegnare una tavola così. Bello, senza uno sbaglio. Quanto risparmi in gomme? Chiede Monica... Enrique, ma che fine fanno i disegni che fai per noi? Li fai per noi i disegni? Ti ha chiesto che fine fanno i disegni che fai per noi, per tutti. Infatti, ha detto, fai i disegni per noi. Che vuole un disegno. Vabbè. Ma i disegni solitamente... Oh. Se non li vendi, Enrica, che ti devo dire? Vuol dire che si Monica, chiedetegli, fatevi sapere, se vi interessa qualche disegno che sta facendo così, perché questo qui effettivamente l'hai fatto per questa diretta. Cioè, non è una cosa che tu utilizzi, devi fare per commission o altro, l'hai fatto per noi, per mostrarci un po' come disegni. Sì, l'ho fatto stamattina, poche ore fa, sì. Per questa trasmissione, per questa diretta. Bellissimo. Cioè, quindi per intenderci, non sta facendo una vignetta, perché qualcuno gli ha scritto devi fare qualcosa. No, perché questo disegno, junto con il ritratto di Magallanes e altre due, era per una nota. Una fatta, scritta da una
di Claudia Peiró, che è una storica e giornalista argentina, che ha fatto una nota su Magallanes e la prima messa fatta in America, in Patagonia, 500 anni fa. Quindi mi ha chiesto quattro disegni, io ho fatto este e, bueno, no, l'impressionante è la barca piccola. Tre. La barca piccola. La barca piccola praticamente con la forma. Cioè si è andato con più o meno la forma è quella, lei semplicemente accennata, dà l'impressione di profondità incredibile, ma anche nella posizione rispetto all'orizzonte. Sì. E non c'è un segno di gomma. No, infatti per un attimo ho pensato, guarda, sta prendendo una gomma. È incredibile. Bello, no, è molto bello anche fare vedere a chi ci segue proprio come hai fatto il gioco della prospettiva solo con la matita. No, oggi abbiamo la cerca della sintesi di far vedere solo la matita, anche perché quando parlavamo con Enrique sul fatto di proprio di non utilizzare il layout. E vi assicuro, per chi non sa come si disegnano fumetti, illustrazioni o qualsiasi cosa, di solitamente un disegnatore fa una base di layout in modo da avere un quadro del lavoro definitivo e poi passa, o nel caso, come dicevamo prima, a Raul, ci sono casi come Mastantuono e Mirazzo che vanno direttamente e poi inchiostrano, però lì ripuliscono il segno. In questo caso, secondo me, la cosa impressionante è vedere che poi quando vai a inchiostrare più o meno anche l'inchiostrazione è simile a questo tipo, cioè questi qua perché vanno colorati, tu li hai fatti con questo segno, giusto? Sì, quelli che ho fatto sì. Perché nel momento che quando disegno per... Sì, dire. Nel momento che tu invece fai un fumetto, un'illustrazione con l'inchiostrazione, hai lo stesso segno che abbiamo visto qui oppure ti accendi anche dei neri, delle ombre? No, lo stesso, lo stesso che, solo che con una matita nera, no? Una matita comune, però talmente, è talmente pulita che io dopo con il pennello passo sulla matita e dopo uso il pennello per fare il nero, no? La parte nera, però nel disegno a matita la parte nera la faccio una crocetta per indicare dove sì. Va il nero, niente di più, è totalmente pulito. Perché tu anche la luce ce l'hai già nella testa, già sai dove dovrai andare. Sì. No, diceva Raul, cioè stanno, ormai è un copione, Enrique risponde a tutte le domande meravigliate con la solita nonchalance e tranquillità di chi pensa, è un gioco da ragazzi, gente, niente di più naturale, è vero, cioè... Per chi più o meno ha un altro metodo, adesso faccio vedere anche un'altra illustrazione che probabilmente l'hanno già visto, ma per far capire come inchiostri, no? Ecco, su queste, per esempio, su questa base di inchiostrazione, il tipo di matita che c'è sotto è quella che ci hai fatto vedere poco fa con il disegno, no? Esatto. E quindi i neri tu li metti dopo con la china? Sì. Il pennello, un'altra cosa. Invece la prospettiva, no? Adesso la cosa deve essere scomparsa. Ma quando, per esempio, in questo caso c'è una prospettiva, c'è uno sfondo, ci sono degli edifici, ma anche su quelli non hai una base. Cioè tu prendi la squadretta e tiri delle linee, cioè la prospettiva ce l'hai già in testa. Non ti fai una costruzione. Sì, la prospettiva è molto complessa. Sì, faccio una linea con matita, con guida. La prospettiva è molto semplice, quindi qui e qui non è bisogno di fare niente. Certo, sì, però elabori. Lo dico, poi elabori particolari, no? Cioè sì. Tiri delle linee e poi vai a completare come le finestre. Esatto. Sì. È impressionante. Sì, sì. No, infatti è vero, c'ha ragione Raul. Cioè, lo dici con una tale semplicità che sembra una cosa... Cioè, io quando vedo questa, immagino che tu cominci a disegnare la matita come abbiamo visto, e che i neri ce l'hai già
cioè la composizione, i pesi dell'equilibrio dei neri, ce l'hai già in testa. Che questa cosa qui è pazzesca. Molto bella questa illustrazione. Molto credo che la data di consegna, no? Che ha questo lavoro, no? Che sono, sì, data di consegna troppo impegnativa, mi hanno costretto a fare questo tipo di disegno, perché io sono molto veloce per disegnare, molto molto veloce, però quello è una esigenza della casa editrice, no? Della diversa casa editrice per la che ho lavorato, no? Quindi è una specie di allenamento per che io dopo metto nel disegno, no? Si capisce o non si capisce ciò che dico? No, si capisce. Ha voglia, sì. C'è Giampiero che dice: che differenze ci sono tra la tecnica tua e di tuo padre? Anche lui, ad esempio, non usava il layout, ma come diceva prima... Mio padre sì, lo usava. Mio padre lavorava con modello vivo, quindi tenía un ayudante che posava e gli indicava la pose, no? Sì. E sacava appuntes al vivo e dopo inchiostrava. No, è totalmente diversa la tecnica dell'uno o dell'altro. Ah, perché tu non usi né modelli né reference, giusto? No, cioè, no, giusto. Espressioni, pose, non hai bisogno di guardare niente? No. Che è veramente una brutta malattia, te lo dico, Enrique. Non curarti, ma è una cosa. Allora, Giacomo scrive sicuramente questo procedimento dovrebbe agevolare in veloce la realizzazione della tavola, almeno quella in bianco e nero, con un passaggio già netto senza bozzetti. Farà la felicità di ogni editore, effettivamente. Certo, è come usare il digitale in un certo senso, perché vai dritto. Adesso avrai un sacco di colleghi che andranno a cercarti a casa tua per eliminarti fisicamente, perché sei troppo veloce. Allora, mettiamo l'altro video. No, è stato bello vedere come lavori con la matita, con quella naturalezza, fastidiosissima naturalezza. Dunque, abbiamo visto il 4, vediamo il 5. Allora, eccolo qua. Ecco, c'è quello di... Allora, aspetta. Eccolo qua. Ci si è messo un attimo, non sta andando neanche più veloce. Lui è quello che abbiamo visto, la velocità di lavoro, no, è pazzesco. E tu non hai mai avuto allievi? Sì, come no? Sì? In Argentina e qui in Italia, nella scuola internazionale di comics. Durante 2 anni, sì. Che fortunati tu hai, mondo. La classe del fumetto, sì. Ma non hanno preso, non sono stati influenzati dal tuo stile di disegno? Poi disegnano un po' come te, oppure sono andati per la loro strada? No, io sempre ho cercato di che prendeva ciascuno la strada, no? Perché mi sembra brutto che tenga un'influenza mia. No, io les enseñaba lo che so, dopo ciascuno prendeva la strada su. No, perché tu dici, adesso una cosa che mi è venuta in mente, probabilmente capisco anche perché ti piace confrontarti, che è una cosa bella, nel senso... Hai una capacità tecnica e anche un'abilità, perché sei un disegnatore pazzesco, e non tutti si offrono, non si concedono così come fai tu.
Pensavo invece al fatto che tu, avendo un padre che comunque faceva questo mestiere, non hai mai avuto un mentore. Cioè, avevi la possibilità di avere un No. maestro e invece sei andato per conto tuo, diventando poi maestro fondamentalmente, perché poi ti concedi per spiegare le tecniche, perché quando ti si chiede cose non sei uno che nasconde. Sì. Anzi. È assurdo, non nascondere lo che uno sa. Mi sembra una cosa brutta, egoista, non lo so. La cosa è tanto per essere condivisa, no? Anzi, questa cosa qui La conoscenza. abbiamo avuto. Sì, no, no, sì, però non è naturale per tutti. Nel senso, tu hai una serie di Non lo tecniche so. che noi vedremo, no? Che noi vedremo adesso durante questi incontri. E chi di solito un disegnatore, una buona parte dei disegnatori tengono a nasconderle queste cose, ma non solo disegnatori, ma anche artisti che fanno. Opere ben più esposte ovunque, no? Quando scoprono una tecnica, solitamente la tengono per sé. Invece tu hai questa disponibilità nel confrontarti Bella, con bella. Però e quindi, ma tu proprio allievi da bottega? Scusami. come? Dico, tu allievi da bottega, cioè l'allievo che ti segue, che ti porta le illustrazioni, le tavole, ti fa vedere, ce li hai, nel senso che ogni tanto ti contattano, ti fanno vedere le cose. Sì, sono ex allievi che dell'Argentina, anche d'Italia, che uno degli Stati Uniti che mi manda un po' le email, no? Le sue cose. Sono professionista già, tanti di loro, e ciò li correggo per email, no? Faccio qualche consiglio, che ne so. Ah, quindi sono professionisti adesso. Sì, Sono professionisti. tanti di Comunque, loro. malgrado siano già professionisti, ti fanno vedere i loro lavori. Cioè, ti mandano i Sì, lavori più che altro per per una questione di affetto, no? Che ne so. avere. Certo, ma anche un confronto perché è bello. Cioè, oggi ci si confronta. Col fatto che siamo tutti distanti, ognuno lavora a casa sua, spesso e volentieri ci confrontiamo poco. Poi adesso che sono le fiere, ancora meno. Ma per il tipo di, purtroppo nel nostro ambiente è difficile rapportarsi e confrontarsi per via di varie, un po' per ego a volte, un po' per carattere. Un po'... E quindi l'idea del maestro proprio, cioè quando ti chiamano maestro, fondamentalmente tu lo sei, cioè nel senso che molti dicono no, non chiamatemi maestro perché no, tu mi fai il maestro perché comunque cerchi di insegnare, cioè comunque insegni a qualcuno le tue tecniche, cioè ti concedi da ti concedi pienamente anche da questo. Sì, a chi me lo chiede, insegno tutto lo che so, come no? E perché no? Sei Tito Perché non Raul. farlo? No, è bella questa, è bello, anche perché poi dopo ognuno prende una parte della tua storia, ecco, delle tue tecniche, poi inizia un altro, è come passare la staffetta, ecco, fa un altro percorso, è un discorso che continua, è molto bello come pensiero. No, e poi come vivi la sperimentazione? No, per adesso Sì. mettiamo l'altro video. Nel senso, tu hai sperimentato tanto varie tecniche, come quella che abbiamo visto prima della maschera, come il Vinavi, cioè usi una marea di tecniche. E le affrontavi nel fumetto, nell'illustrazione. Come ci sei arrivato a pensare a quelle tecniche? Ovvero, tu avevi in mente io immagino adesso mi sto venendo in mente le tavole di Tex, no? Del Texone che hai fatto per il Texone Sì. della Bonelli, no? E c'erano quelle bellissime sfondi con le rocce, no? E che era una tecnica, sempre fatta, come mi hai detto, con la maschera, ma sembrava quasi graffiata. Cioè, nel momento che tu stai creando una tecnica o stai pensando a quella tecnica qui, è perché pensi al materiale, cioè a riproporre quel materiale lì, dà la sensazione quasi tridimensionale nella carta. O
oppure provi, butti un po' di cose e poi vediamo cosa viene fuori. No, no, so che solo che quando già sto, quando sto disegnando a matita, so come finirà il lavoro dopo. Cioè lo tengo nella testa, è una decisione previa, previa alla fine del lavoro, no? Quindi non è una improvvisazione. Ma la prima volta che l'hai realizzata, cioè la prima volta che hai trovato quella tecnica e funzionava? Fin da bambino, quando aveva 7 anni, io già sperimentavo con colore, con fiore, con pianta, con terra della strada, no? Viveva in una casa che la strada era di terra, no? Quindi con diversa terra, la mezclava con olio di cucinare della mia mamma, no? Di mia nonna. E con esto faceva dipinti, disegni, quindi ho sempre, sin da bambino, questa curiosità per la sperimentazione tecnica. Quello mi viene naturale, mi viene da sempre. Cioè, tu sei a casa... No, vai, scusa Rosa, vai. Volevo chiedere per i colori, perché sto guardando molto appunto l'incarnato, perché ho visto che c'è tipo il terra di Siena, no, il terra di Siena bruciato per fare la parte del naso, la parte in ombra del naso, e poi ho visto che appunto usi terra d'ombra, che è un più scuro, e poi mischi anche per fare appunto delle velature della pelle. Quello che hai messo sulle gote, che cos'è? Sul blu e sul verde, e hai mischiato i due acquerelli. Tu usi quelli... Sì. Perché vedo un attimo come che fai i vari passaggi tra la luce e l'ombra, e come anche l'ombra e l'incarnato della pelle si relaziona in questa parte qua. No, stavo guardando questi passaggi che mi interessavano, e poi ti volevo chiedere, gli acquerelli che tu usi di solito sono quelli in tubetto, no? Come quelli canonici della Winsor & Newton, che sono nelle vaschettine. No, quelli in tubetto, sì. Ma perché scegli tu prettamente l'acquerello preferisci, no? Almeno sulle illustrazioni. Perché vedo che... No, anche... io uso l'acquarello quando devo fare l'illustrazione e entregarla in fretta, come in questo caso per la mia... per questa donna, questa storica argentina, che doveva fare la nota su Magallano. Quindi uso l'acquarella perché è più veloce nel lavoro. Se no uso per illustrare uso l'acrilici o l'olio, o uno o l'altro, o se no insieme, no? Una tecnica mista di acrilici, olio, matite di colore, tutto mischiato. Ah, quindi, ma... Così ho fatto il cuore delle tenebre. Poi al limite settimana prossima la montagna della follia. Ho detto, la settimana prossima al limite ci fai una foto della tua scrivania, per curiosità, per vedere la postazione in cui lavori. Ci mandi una foto, così la facciamo vedere alle persone che seguono. Perché sì, anche è una scrivania comune, molto pulita, non c'è niente, però sì, la mando. Faccio vedere la mia, come la mia in questo momento, che è un poltergeist, no, allora, no, perché lo dico? Perché anticipo che l'ho vista, ce l'ha fatta vedere Enrique, ed era incredibile come è ordinato, cioè, lavorativamente, che è strano, nel senso, non tutti siamo così ordinati, così precisi. Beh, lui ha tutti i materiali che utilizzi per disegnare, tutti sistemati in un certo modo, cioè proprio una libreria, una sorta di scaffale dove c'è tutti i colori, e poi il tavolo è
effettivamente pulito e ordinato. Che ti immagini invece uno che colora con acrilici e olio, che abbia la scrivania in delirio di colori e di segni. Invece sei uno molto preciso e pulito nel lavoro. Però sono pulito perché è più facile ricominciare a lavorare il giorno dopo, no? Sennò il giorno dopo, prima di tutto, devo pulire il casino che ho fatto prima. Quindi quando io smetto di lavorare, pulisco tutto, metto tutto in ordine e al giorno dopo riparto. Sì. Continuano a farti i complimenti, cioè Walter Angeli ci dice il gigante Enrique. Grazie Walter, un abbraccio forte. Io preparo un altro video che probabilmente è l'ultimo che ci sia dell'anno. Sì, e poi ci sono anche i disegni quelli finiti che comunque sono ispirati a queste dimostrazioni che ci ha fatto oggi Enrique. Esatto. Sì, andiamo avanti con questo che meraviglioso, cioè veramente... No, è troppo bello vedere, perché anche l'acquarello è una tecnica molto difficile. E quindi c'era un mio amico artista che fa, appunto, che è molto bravo ed è iperrealista con l'acquarello, dice l'acquarello non aspetta. Quindi quando si decide di utilizzarlo, bisogna essere veramente avere una lucidità e di una prontezza pazzesca e vedere come tu equilibri, sì, le luci, le ombre, i verdi per fare l'incarnato è veramente molto bello, cioè no, che qui sto usando una carta che non è per acquarello, è una carta comune, quindi perché me sono rimasto senza carta adesso, no, con questo della quarantena, che ne so. Sì. Adesso devo andare a comprare carta perché sono rimasto senza carta per acquarello. Sì, perché però poi sì, è vero lo che dice il tuo amico. Una tecnica che deve andare in fretta. No, è vero che dice il tuo amico. Lui, sì, ma lui lavora anche su, fa anche acquarelli molto... molto grandi, poi te li faccio vedere i suoi lavori, è veramente bravissimo. Bella tecnica anche lui. Sì, Cristian Flores, è peruviano, e c'è una bella scuola di acquerellisti lì all'Accademia in Perù, almeno quella che ha fatto lui. Bello, però. Questo disegno l'hai fatto per noi, vero? Sì. Cioè, nel senso, se Monica dovesse... Allora, sì. Ma poi questi disegni tu quando li fai non è che li metti da parte, cioè li vendi poi, cioè i tuoi, insomma, delle gallerie, che tu sei legato a delle gallerie comunque che fanno le mostre dei tuoi lavori. O sbaglio, a Roma mi sembra che c'è una galleria che ti segue. Sì, Car Gallery, però questo disegno l'ho fatto per questa puntata e dopo lo metto da parte, che ne so, quindi se qualcuno è interessato ad acquistarlo, qua c'è la sua paginetta per contattare Enrique. Sì, adesso vediamo, intanto il video è finito. Sì, allora intanto lo metto di giù e poi vediamo quelli finiti con la stessa tecnica. Sì. Io mi ricordo bellissimo, era quello che è fatto sempre da acquarello, era Lovecraft, che era un albo che avevo acquistato tempo fa ed era uno spettacolo. Questi colori erano vivi, brillanti. Lo ricorderò sempre quell'albo. Quello era acquarello più tinta di colore, no? E colline... più olio, più come si chiama il pennello, quel big, no? Il pennello di colore, come si chiama? Allora, non so come dirlo. La big, forse, la penna. Sì, però penna di... non so come dirlo.
non so come penne, si dice. Erano penne colorate. Però in Lovecraft, sì, nella vita di Lovecraft ho usato tutte le tecniche, dall'olio, pastello, acrilici, acquarello, tinta, i giotto, i colori a spirito. Colori a spirito è una cosa che non si può sentire. A spirito. Allora, non sono quelle che abbiamo visto prima, questi sono altri, sono sempre dello stesso. Stesso soggetto. Questa è la nota che uscirà nell'Argentina. Cioè quel disegno che abbiamo visto a matita, esatto, quel disegno che abbiamo visto a matita, tendenzialmente può diventare così. Cioè questa è la base, più o meno tu hai lavorato in quel modo. Cioè la matita la fai in questo modo, hai fatto le... Come ho fatto, lo che avete visto. Bello. Che bello. Che... E in fondo si vede la silhouette della barchetta che aveva matitato il dettaglio. Quanta bellezza. Sì, ah, invece, allora, sulla colorazione, abbiamo visto la matita, ma su questa colorazione, ad esempio, fai prima il fondo e poi ci vai sopra a fare le barche, oppure fai, che ne so, le barche e il fondo lo fai attorno? A volte faccio, no, non tengo un metodo, a volte faccio il fondo, il cielo in este caso, a volte faccio prima la barca. Perché tieni bianchi? Perché tieni bianchi, tu non dai una base di colore sul fondo e poi ci vai sopra. No. Cioè lavori sul bianco. Sì, esatto. E quindi stai attento quando arrivi, per esempio, ci sono degli effetti sul cielo che sono un acquerello bello bagnato, no? Nel senso, quando arrivi poi vicino alla barca, tu sei attento a non sbordare fondamentalmente, per evitare che sia... perché perde luce, l'acquerello, la difficoltà è quella. Che la sovrapposizione fa perdere lucentezza al colore, quindi meno si sovrappone e più il colore è luminoso. Infatti questi acquerelli sono, i colori sono belli luminosi perché Enrique cerca di non farli sovrapporre, utilizza colori abbastanza puri, giusto? Sì, giusto. Quindi non è facile neanche questo. No. Ed è bellissimo perché poi con una matita pulita come l'ha fatta lui, l'acquarello ha una potenza di proprio cromatica molto forte, perché se uno ha una matita un po' più sporca, deve sgommare la matita, ripassare bene la matita e poi... E nel momento che si passa, io queste robe tecniche le so, però è difficile mettere in pratica. Nel momento che si passa la gomma, cosa succede? Che tira via anche una partina di carta, per cui anche l'acquerello reagisce diversamente se si utilizza la gomma sulla carta, giusto? O sbaglio, Enrique? Chiede, poi dopo chiediamo domanda di Giacomo. Non ho capito la parte finale della tua domanda. Allora, se tu, per esempio, hai una matita molto pulita, quando fai l'acquerello e il colore è brillante, la carta reagisce bene. Se uno passa la matita, cancella la matita e poi ci colora sopra, la carta già ha perso. Ah no, sì, ho capito. Si rovina. No, la carta diventa molto ruvida, molto sì, rovina l'acquarello. E quindi rovina quello che si passa su una carta dove c'è stato un passaggio di gomma, non reagisce allo stesso modo. Per questo dico è un lavoro d'acquarello pazzesco. È vero. Allora, Giacomo diceva: il principe Carlo d'Inghilterra sa essere un bravo pittore che ha imparato sin da piccolino per via del protocollo della formazione prevista per i reali d'Inghilterra. Cioè la pittura al pari del gioco del polo, eccetera, è obbligatorio, o almeno lo era quando il principe Carlo era piccolo. Avete mai visto i suoi lavori? Ed eventualmente cosa ne pensa il maestro Enrique? Hai mai visto i lavori di Carlo d'Inghilterra? Di che Carlo? Di este attuale? Sì, penso di sì. No, mai visto, no. E francamente non ho molto interesse in vedere di Carlo d'Inghilterra. È come dire se uno ha visto gli acquarelli di Hitler, se gli sono piaciuti. No. Se nella vita ha fatto altro, vuol dire che non erano così fenomenali.
Comunque sono bellissime, una boccata d'aria è questo, questa acqua. No, io aspetta, io posso ingrandire ancora, farvi vedere le barche. Che sì, io fai vedere. Io ce l'ho nella, nel monitor e lo vedo bello grande, no? Ma per cioè, far vedere i dettagli. Che la matita, adesso questi particolari qua sono fatti direttamente con l'acquarello. Ci è andato sopra e la cosa pazzesca è che rimpicciolendolo hai proprio la sensazione della barca. Solo con delle ombre, sono dei tratti, colpi di pennello. È una cosa che... È l'uomo sul pontile. Ingrandiamo anche l'uomo sul pontile. Ingrandiamo anche l'uomo sul pontile. Eccolo là, sta guardando. Sta pure guardando, si capisce pure dove sta guardando. Da che lato sì. Guardo. Bello. No, è pazzesco. No, la cosa che fa impressione anche perché... è come fai vivere un periodo storico, cioè tu non hai una non è che tutti i giorni ti passano i velieri davanti a casa, sei anche a Roma, quindi è difficile che ti passino i velieri, e tu prendi, li ricostruisci, te li immagini, te li ricordi, vai a memoria e poi sei in grado anche di modificarli, cioè di farli trasformare un po' la struttura per farla tua. Non è una riproposizione di un dato reale. No. Qua si diceva la capacità proprio di dare sì, di rendere credibile quando sì. Si sbaglio qualche volta che sbaglio nella referenza, nella documentazione, e il sbaglio deve essere credibile, capito? Esatto. Io non sono un istorico facendo disegno. Sono un disegnatore. Punto. Sai che questa cosa la diceva anche Toppi? Cioè Toppi disegnava, tutti impazziscono per samurai, faceva tutta una serie di personaggi che lui era un appassionato, fondamentalmente non ha mai viaggiato quasi in vita sua, però era un appassionato di tutto ciò che era orientale, comunque era esotico, no? Fondamentalmente. E lui, quando gli avevamo chiesto, io l'avevo chiesto proprio questa cosa del fatto di se si rifaceva a reference o a foto o altro. Lui sì, aveva il National Geographic come tanti in quel periodo, cioè i giornali, il rivistone, però reinventava, cioè i suoi samurai non erano presi anche i costumi tali e quali a quelli che erano storici, lui li reimmaginava. È così. È una ricreazione della verità, no? E poi quello che sorprende anche dal tuo lavoro è come diventano credibili, come se avessi vissuto storicamente quei periodi e vi viene naturale disegnare i costumi, cioè sapere come funzionano anche, perché per quello sono credibili. Mm-hmm. Allora, meraviglia, che belli. Anche questo è acquerello. Anche questo è acquerello. Anche questo è acquerello, sì. Sì, questo è acquerello, sì, sì. Guarda il cappello, bellissimo. Per fare il ritratto di Magallano, che è questo, sì. Non ci sono praticamente referenze pittoriche di Magallano. Credo che hai uno... però no, non è fedele, mi sono basato nella biografia di Stephen Zweig, che ha scritto una biografia straordinaria su Magallano, lo descrive perfettamente, no? E poi un'altra cosa che ho notato, per esempio tu adesso hai citato, ti sei letto una biografia per riuscire a rappresentare, no, il personaggio. Sì. E questa cosa anche Toppi, ma anche, diceva anche Castelli, di quanto sia importante la cultura, cioè nel senso leggere, per entrare in certi mondi devi anche leggere certi libri, cioè se tu parli del Cinquecento sicuramente hai letto o studiato argomenti riguardanti quel periodo storico, perché ti piace. Questo bagaglio culturale poi lo riporti nel disegno. Sì, io leggo a continuazione il libro, mi piace tantissimo la storia,
leggo a continuazione il libro di storia, soprattutto di quella epoca, no? De quel periodo tra il Medioevo e il secolo XVIII, più o meno. In più la storia della conquista e colonizzazione di Hispanoamérica, no? Che mi piace tantissimo e che è stata talmente distorta, no? Storicamente. Non hai mai lavorato su un fumetto che ne parlasse? Sto lavorando in la sceneggiatura da sei anni a questa parte, lavorando su una sceneggiatura su quel tema. Sarà, spero, una graphic novel di 120-150 tavole. Ma già con editore, già... No, ancora no. Ah, è un progetto tuo con un altro... Un progetto personale. Ma è tuo, scritto da te? Un desiderio proprio, no? Ma è scritta e disegnata da te o c'è un altro autore che collabora? È scritta e disegnata da me. Ah, fantastico, bello. Ah, questa è la novità. Sì. E tu la stai portando avanti tra tutti i lavori, cioè la stai portando avanti da sei anni, hai già la storia completa in testa, penso. Cioè, sì, tengo un riassunto della storia, sì, che comincia con la llegada di Cristoforo Colombo fino ai nostri giorni, no? Fino adesso. E si proietta da adesso al futuro, no? Che lo che diventerà l'America, Hispanoamérica, no? Che è il futuro del mondo. Quindi sei partito dal dato storico e sei andato per reimmaginare. Sì. Interessante, bello. Diceva Walter Angeli. Sì, infatti sono d'accordo con lui. Walter Angeli dice, a questo proposito Picasso dice, la pittura è una menzogna che ci permette di conoscere meglio la verità. è vero. Sì, e poi dopo c'è Giampiero che diceva anche Salgari. Salgari. La Malesia dei suoi romanzi era totalmente immaginata. Neanche lui viaggiava, è vero? È vero, sì. Quello dipende proprio dalla creatività di un artista. Che pazzesca questa qui. Ma invece quel progetto che stai facendo, no? È a colori o in bianco e nero? Che cosa è il tuo progetto? No, sarà a colore. Bianco e nero e dipinto con acquarello, no? Sì. Ah, quindi con questa tecnica qui, più o meno. Sì. Fantastico. Che bello. Sì. Perché poi l'acquarello sembra è una tecnica di getto, e nel getto c'è tipo le macchie che ci sono sulla destra, dove ci sono le bandiere rosse. Quindi sembra una roba naturale, come se fosse voluta ed armonizzata, però sono anche, è una roba anche gestuale in un certo senso, quando si butta la macchia. Qui quando hanno trovato un indiano della Patagonia, che sembravano giganti al marinaio spagnoli della spedizione del Magallano, solo che questi indiani sono veramente alti, ancora ci sono persone di 1,80 m, 1,90 m, lo che passa è che sembravano veramente giganti, perché a quell'epoca gli europei erano molto piccoli, erano gente di 1,50 m, 1,60 m, uno vede le armature nel museo, no? Se stupisce, sono talmente piccole. Non so, io potrei con mia statura, potrei usare una armatura di quella, perché sono basso, però... Ma non devi dire queste cose, la gente mica ti vede seduto, ci vede così. Vede la tua faccia, sei 1,90 m. Anch'io sono 1,90 m. No,
tanto qua seduti ci vedono, che ne so. Monica dice: non vede l'ora, Enrique. Quando pensi di pubblicare? Intanto facciamoglielo finire, poi non credo avrà problemi di pubblicarlo quando sarà finito il progetto. Bellissimo comunque. No, stavo guardando anche l'effetto dell'abito, no? Sì. È che lo vedi... Il brillio del raso. Lo vedi in grande e capisci che sono macchie di colore. Nel momento che lo impicciolisci dà proprio la sensazione della... Sì, della lucidità del tessuto. È veramente impressionante, ma anche le luci degli abiti, no? Ma infatti, quando tu metti le macchie, ti metti lontano, da lontano, così per vedere l'effetto che fa, no. Oppure... No, da vai... lontano si faccio il dipinto all'olio, no? Se no, no, vicino. Da lontano non vedo niente. Perché di solito, appunto, c'è la tecnica di guardare da lontano per vedere come funziona la composizione rispetto a quando si va invece a disegnare proprio nel dettaglio, da vicino. Non manca la sensazione adesso, l'Indiano ha questa coperta in pelle. Come capisci che è pelle? Sono di illustrazioni molto piccole, eh? Guarda, qua... Tengo accanto a me la della caravela. Aspetta. Guarda quant'è. È piccolina. Sì. Sì. È proprio piccolina. Piccolina, piccolina, veramente piccolina. No, la cosa è, per esempio, la pelle, cioè questa coperta di pelle dell'indiano, è pelle, cioè si che percepisce che pelle. Fa veramente impressione la capacità con due tratti, due macchie di colore, tu riesca a rendere i materiali, i tessuti, e riesci anche in china, perché veramente per tornare a quel text, tu hai reso le rocce, anche se reimmaginate, reinterpretate da te, ma dà la sensazione alla pietra, che è una cosa che è veramente impressionante. Allora, siamo sa che abbiamo fatto l'ultimo disegno qua, sì. Allora, intanto per noi siamo giunti abbastanza alla... Se qualcuno ha delle domande da fare, Enrique, fatele ora oppure aspettate la prossima settimana. La prossima, in cui Enrique ci farà vedere qualche passo in più sulla tecnica. Se poi avete voi che ci state seguendo qualche curiosità rispetto a qualche lavoro che Enrique ha fatto, qualche albo che avete su qualche tecnica, su qualche tecnica che magari vi ha incuriosito quando avete letto i suoi lavori, quando avete visto i suoi lavori, potete anche scriverci, o magari se ce le dite anche oggi o in questi giorni, possiamo chiedere a Enrique di farci vedere come ha fatto. Poi al limite settimana prossima sarebbe interessante vedere quell'effetto della maschera. Sì, lo faccio per la prossima puntata, faccio la maschera, d'accordo? Perfetto, sì. Bene, bene. Anche con la tecnica della roccia. Sì, io, no, perché quando le vedi stampate, parlavo l'altro giorno proprio del texone, no? E quando la vedi stampata dà una sensazione, sembra quasi graffiata, sembra che ci abbia buttato la sabbia, e invece quando poi ci lavori anche le tavole originali poi cambiano, quando le vedi dal vivo sono uno spettacolo. L'idea che hai fatto, io non pensavo che l'avessi fatto con la maschera, io pensavo avessi proprio graffiato via delle parti del disegno, quindi sono curioso di vedere come l'hai realizzata. Bene. Detto questo, Fabio ci ringrazia per la puntata. E grazie a voi che ci avete seguito. Grazie a te, Enrique. Enrique, è stato veramente bella questa prima puntata, questo primo appuntamento. Qualcuno dice che non ha tutto. Grazie a tutti voi. Grazie. No, no, è impressionante come disegna matita, fa paura. Allora, no, Raul sta scrivendo una cosa. Mi piacerebbe vedere Enrique come gratta il foglio con la lametta da barba per creare effetti speciali col bianco del foglio. Grande tecnica di un tempo. Ce lo potrà mostrare? Come disse, mi piacerebbe vedere... Allora, che come gratti...
Sì, ma tu gratti via la... perché quello che dicevo... Quello l'ho fatto per la parte mia della vita del Che, però nel 68. Era una carta speciale che su una base di gesso che si poteva graffiare. Dopo di quello no, o sea, adesso esa carta non si fabbrica più, no. Non si trova più, tanti anni fa, e adesso la reemplazzo con la maschera, giustamente. Era quella nera che si graffiavi, giusto? Era quella carta... No, era bianca, se metteva la china, se metteva la china e io con un coltello la graffiava. Così ho fatto tutto il Che Guevara, la vita del Che. No, devo per dire a Raul, che Raul secondo me sta parlando anche lui del Texone, perché dà la sensazione che tu l'hai graffiato, anche a me ha dato quella sensazione. No, Raul. Ha usato la maschera, cioè usano una maschera. La gomma liquida. Che dà quella sensazione di graffiato, che è una roba pazzesca. Anche a me ha dato quella cosa lì, l'idea che fosse... Dai, creiamo la corrente della gomma liquida. Perché tanti autori graffiavano, nel senso. La prossima puntata farò quel cosa che sembra sì. Un graffio. Sì. Come no? Giacomo dice, già in bianco e nero per un comune mortale è difficile da realizzare, ma colori come lo stand del maestro è fantastico, il paneggio degli abiti è una roba da urlo. Sì, è vero. Poi, grazie. Yami Dominguez dice, genio Enrique, saludos desde Argentina. Ciao, saluto Gianni. Poi c'è Anna Pulcini che ringrazia per Annina. Che ringrazia quei suoi pulcini. Quindi Enrique, allora ci vediamo settimana prossima, quindi anche a voi settimana prossima con la tecnica del finto graffiato di Enrique Brezzo. Vabbè. Come no? Non si trova più. Ah sì, allora di nuovo diceva quella lì, no, era quella della che si grattava, lui parlava di quella del Che, quindi. Sì. Anche Diego, ridavo. Ciao Diego! No, è vero, non si trova più. Ciao Diego, come va? Un abbraccio Diego. Comunque mi potete dire tutto, ma un disegno fatto a matita a mano non potrà mai essere paragonabile con uno fatto da tavoletta grafica. Non è vero, noi adesso graffieremo le nostre tavolette grafiche per dimostrare che si può fare la stessa tecnica di quella che c'è. Proprio quella... Chaito Asta pronto? Muchachos. Che significa Chaito Asta? Asta e Asta la vista, che cosa... E poi ma... si finisce questi corsi... Ci farei un corso di argentino. Allora, sì, una parola per voi per ogni volta, ogni puntata, una parolina, acqua, cibo. Io intanto preparo la nostra solita. Nella prossima puntata parlo solamente in argentino. Oddio, ecco, la facciamo semplice. Sì. Bene. Allora, intanto salutiamo tutti quanti e metto il solito spottone per sì. Ciao Monica. Ciao a tutti. Allora, e ci vediamo il prossimo giovedì. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, It Comics Channel è il canale dell'etichetta indipendente It Comics. Questo è il nostro shop e queste le nostre produzioni. Troverete storie complete, miniserie e VC Experimental Comics, il magazine scaricabile gratuitamente dal nostro shop. Acquistare è molto semplice, scegliete il vostro albo, leggete le informazioni e mettete nel carrello. Scegliete il tipo di spedizione, con uno sketch originale con 6 euro o gratuito. Acquistate oppure cambiate idea. Venite a farvi un giro. It Comics, più cultura del fumetto.